Ben ritrovati a Pensieri e Parole in tempo di Covid. Continuiamo a parlare del commercio, degli imprenditori e delle associazioni che sono fermi a causa di questa emergenza pandemica. E oggi entriamo nello specifico per quanto riguarda le associazioni sportive e ne parliamo con la Renbukan Karate Do di Rivarolo, Giacomo e Giulia Buffò. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti e grazie di averci invitato. Grazie a voi per aver accettato e per essere in collegamento con noi. Allora, la Renbukan ferma a inizio 2020 a causa del primo blocco di emergenza pandemica, poi un piccolo sblocco, finalmente si può ricominciare a fare sport e adesso purtroppo di nuovo bloccati. Come la state vivendo? La stiamo vivendo in sofferenza, diciamo così, ci manca il karate. Ma come manca a me, penso manca a tutti i ragazzi. Stiamo aspettando che ci diano questo famoso sblocco per poter riprendere e cominciare ancora più e meglio di prima. Certo, adesso state facendo qualcosa con video, qualcosa in remoto con i vostri allievi? Sì, stiamo facendo le lezioni online per chi ha deciso di partecipare. Nella speranza di poter ritornare in palestra il prima possibile, quindi l'unico modo è utilizzare internet per tenerci in contatto nel migliore dei modi, quindi video lezioni, inviare video personali dove anche i più piccolini possono allenarsi da soli con dei video tutorial. E speriamo che questo periodo finisca, che possiamo ritornare ad abbracciarci e rivederci anche di persona e non più dietro uno schermo. Certo, c'è da sottolineare che anche nel periodo in cui avete potuto riprendere l'attività, comunque avete messo in campo tutte le misure di sicurezza dettate dalle norme anti-Covid. Quindi c'è stato anche uno sforzo, un impegno per riuscire a riprendere l'attività. Beh, certo, ci siamo messi, abbiamo messo a norma tutti i protocolli che erano stati dati, ma penso come tutte le palestre, come quasi tutte le associazioni italiane, abbiamo fatto praticamente più del possibile e poi siamo trovati in chiusura. Purtroppo è andata così. C'è da dire che abbiamo dato una grande disponibilità ai ragazzi contro queste restrizioni. Sì, ci avevano illuso inizialmente, eravamo entusiasti anche per l'apertura della nuova sede di Rueglio e di Ozegna, che hanno preso in mano la palestra Lorenzo Terzano e Pasquale Rizzo, ed eravamo tutti entusiasti per queste due nuove aperture e poi siamo finiti di nuovo nel fare le video lezioni da casa. Anche perché il karate, oltre a uno sport, è anche una disciplina, un modo di vivere, di affrontare la vita, una filosofia, ecco. E quindi forse potrebbe aiutare i ragazzi a praticare questo sport in questo momento in cui veramente c'è la depressione che incombe. Sì, certo. Io infatti ho un consiglio da dare verso tutti gli allievi della Remupan, che anche quando sono giù di morale, si sentono stanchi, non sanno più come affrontare questa situazione, di ricordarsi sempre che dentro di noi c'è una voce che viene tutta dal cuore, dove ci dice di non arrendersi mai, e quindi di poter combattere e tenere duro e combattere questo virus in maniera con una prospettiva di poterci rivedere tutti presto e non arrendersi mai, e di allenarsi anche se è molto più triste allenarsi da soli, però devono vedere nell'ottica del futuro che quando ritorneremo in palestra sarà di nuovo tutto più bello. E saremo tutti di nuovo più felici e daremo anche più importanza alle piccole cose. Un bel messaggio che deve essere veramente preso in considerazione sia dagli allievi del Renbukan che comunque da tutte le persone che praticano sport e che si trovano in questa situazione. Quanti sono adesso gli allievi della Renbukan? Ma più o meno se Circa. calcoliamo le varie. Sì, se calcoliamo più o meno le varie sedi,
tiriamo sul centinaio, con la new entry di Ozenia, più o meno dovremmo essere sui dati. Complimenti, davvero, davvero molti. E, sì? Niente, se si è calcolato, cioè se si calcola che comunque la Rembuka è una delle associazioni, tra virgolette, sportive, ma comunque tra virgolette sportive, più tra le più vecchie di Rivarolo, come sarà addirittura 73, 72, 73, tra un po' facciamo quasi 50 anni, sperando che non ci sia più lockdown, ma ecco. Speriamo davvero che finisca al più presto. Uno sport che oltretutto si può svolgere anche individualmente, quindi in realtà non, in tutte le figure non c'è sempre il contatto fisico. No, non c'è sempre contatto fisico, perché si suddivide in due ambiti e adesso, anche quando abbiamo dovuto prendere le precauzioni e il distanziamento, ci siamo concentrati più sui vari programmi d'esame dove devono eseguire tecniche, o nei kata, che sono delle forme di tecniche in tutte le varie direzioni. Si spererà di tornare a fare il combattimento, che quindi dovremmo arrivare ad avere contatto. E adesso che siamo a casa, l'unico modo per allenarsi facendo karate e singolarmente facendo questa serie di tecniche, che è comunque la base per poi fare un buon combattimento più avanti quando si cresce. Certo. Abbiamo parlato dell'aspetto sportivo, però anche l'aspetto economico viene penalizzato. Il governo ha messo in campo una serie di misure un po' a pioggia. Ci sono anche delle misure per le associazioni come la vostra? Comunque sono sufficienti? Sì, le misure, qualche, chiamiamolo così, contributo ci sono per le associazioni sportive, per le quali ci sarà anche la nostra sede qui. Sì, non è sufficiente più di tanto, però bisogna fare di necessità virtù, come meglio questo, diciamo, qualcosetta, anche se poco, ma proprio poco ha fatto. Io sono sempre dell'idea che se le cose fossero state gestite meglio, probabilmente si poteva interrompere o niente o pochissimo qualsiasi attività, sia sportiva che commerciale, ma questo lascio a tutto. Certo. Gestite meglio come? Un qualche suggerimento al governo? Che io adesso vado a suggerire al governo con 450 esperti mi sembra buono. Siccome voi vivete la situazione, sicuramente siete addentro, mi sembra che abbiate le competenze per suggerirlo. Ma seguendo i protocolli, seguendo, diciamo, questo iter che c'era stato detto, secondo me si poteva evitare tranquillamente. Ma per il semplice fatto che se i bambini, se i ragazzi continuano ad andare a scuola con un po' più di accorgimento, con un po' più di distanziamento, magari potevano anche continuare a fare sport nel limite del possibile, anche sia indoor che outdoor, indipendentemente. E per quanto concerne Rivarolo, come la state vivendo? L'emergenza in città, come la state vivendo? Ci sono cose che si potrebbero fare secondo voi, oppure va bene così, è già gestita al meglio? Insomma, il vostro pensiero. Ma no, da quel lato lì ci stiamo abbastanza bene. Guarda, io riesco più o meno a prendere la bicicletta e andare per i campi a allenarmi. Ho visto che parecchi ragazzi vanno a correre in campagna per conto loro, che si riesce a gestire, e a livello di cittadinanza, di vita sociale, oddio, è purtroppo limitata, ma c'è ancora un po' di spazio di libertà per muoversi. Non si è come si era la prima fase del lockdown. Volete aggiungere qualcosa riguardo allo sport, al karate, all'emergenza pandemica, a quello che vi passa per la mente? Ma io aggiungerei che lo sport è salute, quindi più si pratica, più si fa, indipendentemente dalle varie attività, dai vari tipi di sport, e meglio è soprattutto mente sana in corpo sano, dicevo. Io sono di quell'idea lì, che se uno
riesce a praticare sport, a muoversi, riesce anche a essere molto più reattivo per quanto riguarda la vita sociale, la vita scolastica. Giulia, qualcosa da aggiungere? Io anche io la vedo così, che alla fine lo sport è la nostra salute, quindi se c'è l'opportunità di potersi allenare da soli e mantenere il fisico allenato anche per un minimo, è giusto farlo, perché sennò abbiamo poi un crollo sia psicologico che fisico che tutto, quindi fare lo sport ci aiuta ad affrontare tutto, in qualsiasi sport sia, perché lo sport è una passione, quindi nel momento in cui anche singolarmente si fa lo sport, vuol dire che lo si fa con il cuore e non è una cosa d'obbligo, quindi farà di sicuro sentir bene ogni persona che pratica la propria passione. Ecco, certo. Io volevo, se sì, posso aggiungere un certo. Per quanto riguarda la Rainbow Band Karate, io vivo parecchie realtà, tra le quali ho diverse persone, diciamo così, sembra brutto dirlo, di una certa età, che sono un po' avanti con l'età e riescono a praticare, a fare karate. Io parlo di gente di 65, 68, 70, 72 anni, riescono a praticare, a fare karate, a muoversi, e quando si incontrano e si vedono nella vita normale, uno l'età che hanno in realtà, ma probabilmente perché hanno iniziato a praticare che avevano 15 anni, 20 anni, non essendosi mai fermati, non avendo avuto grossissimi problemi anche di infortuni, diciamo, legati alla pratica, il corpo oggi, come quell'età lì, resta abbastanza integro e permette di avere un altro approccio verso la vita, approntato alla propria età. Quindi lo sport come elisir di giovinezza? Secondo me sì, perché ho visto parecchie realtà anche a livello non solo nazionale ma anche internazionale, e calcola che, faccio una piccola disquisizione, c'era una paraguayana ai penultimi mondiali, quelli che sono stati fatti in Indonesia, e ha partecipato alla gara avendo 83 anni, non di combattimento ma di forma, e devo dire che si muoveva anche tra l'altro abbastanza bene. E non è un caso sporadico, soprattutto nell'arte marziale, se è praticata intensamente da giovane età, diciamo da parecchio tempo. Si devono seguire delle regole, tra virgolette, alimentazione, che sono il gestirsi la propria vita durante la giornata, ma abbatte stress e permette di vivere, secondo me. E in questo momento, cioè, io ho visto parecchie situazioni in cui la gente è stressata perché queste chiusure portano a questa piccola forma di, chiamiamola, patologia. Certo, questo è un altro prezioso consiglio da tenere da conto. Ahimè, ho superato l'età per iniziare perché funzioni e serva per mantenermi giovane. Pazienza, comunque è un consiglio per i giovani da seguire. Campionati e gare. Si può sempre iniziare, però, eh? Sì, va bene, certo. Certo, però non penso che mi faccia tornare indietro o mi faccia ringiovanire a questo punto, purtroppo. Campionati e gare. Oh, a cosa avete rinunciato in questo periodo? Abbiamo rinunciato alla più importante, che era un campionato europeo. Poi ai vari campionati, al campionato italiano e alle varie a livello nazionale e internazionale che si potevano svolgere in giro per l'Europa. Si spera che nel 2021 si riesca ad inserire, io dubito fortemente, il campionato europeo e l'anno successivo il mondiale, che avrebbe dovuto essere purtroppo è slittato tutto, secondo me, almeno di qualità. Quello che forse mi dà più fastidio è che tantissimi, alcuni ragazzini che io ho in categorie
che potevano partecipare in base al proprio anno di nascita alla proprietà, anche loro sono squilibrati giustamente da tutti, si becca tutti in categorie maggiori, dove arrivando con un'esperienza diciamo meno pronunciata si rischia magari di perdere. Certo, quindi davvero un bel danno. E Giulia, tu nello specifico? Ah, io dico che mi manca tantissimo l'adrenalina e le gare. Da agonista è uno degli aspetti che a me manca comunque di più, perché non ho più proprio lo stimolo, ho solo più lo stimolo di mantenere un allenamento, ma non ho più l'occasione di mettermi in confronto neanche tramite stage con tutte le altre ragazze, quindi di vedere il mio miglioramento, e quindi per me è un po' difficile sopportare questa cosa. Non ho altra scelta, quindi lo faccio, però è un po' pesante pensare di averci colto quell'emozione lì, che secondo me è l'emozione più bella nello sport, quando uno diventa agonista e condivide tante esperienze che le persone che non fanno agonismo magari non hanno l'opportunità neanche di fare, perché io, avendo fatto mondiali, europei o anche solo gare internazionali in Slovenia, sono comunque emozioni diverse dalla gara qua in Italia, sempre con le solite persone. Certo, sicuramente un'esperienza diversa che dà molto, e però purtroppo devi stringere i denti e tenere duro. Dai, si tornerà, sì, spero si presto. Tornerà di sicuro, si tornerà di sicuro alla vecchia vita, anzi secondo me moralmente meglio, perché si daranno importanza ad aspetti che prima magari non davamo importanza, che prima ci sembrava un po' scontato, e invece quando si ritornerà ci faremo molto più caso. Quindi sì, un lato positivo ci deve essere, apprezzeremo di più quella che era la normalità di prima. Grazie per essere stato in collegamento con noi e speriamo davvero che si riprenda al più presto. Grazie anche a voi. Speriamo al più presto possibile di avervi anche da arrivare. Grazie. Speriamo davvero. Grazie. A presto. Grazie. Continuate a seguire Obiettivo News e Pensieri e Parole in tempo di Covid. Buon proseguimento.